giovedì 4 luglio, buongiorno da Cesare Zampa. 6 morti, 8 feriti e 17 dispersi. Si aggrava il bilancio della tragedia in Trentino, dove ieri un pezzo di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada, travolgendo diversi alpinisti. La procura di Trento indaga per disastro colposo, aperto un fascicolo contro ignoti. Sul posto atteso il presidente del Consiglio. Vicinanza alle famiglie delle vittime è stata espressa dal capo dello Stato. La guerra in Ucraina, le forze di Kiev si ritirano da Lysychansk, ultimo bastione della resistenza in Lugansk. La notizia è stata data dal ministro della difesa russo al presidente Putin. Ora Mosca controlla l'intera area orientale del Donbass, ma Zelensky rassicura e annuncia il ritorno delle truppe nell'area appena persa. Ore decisive per il governo Draghi dopo i malumori dei 5 Stelle e l'addio di Di Maio. Oggi il confronto tra il capo dell'esecutivo e Giuseppe Conte. Dal PD il monito di Franceschini: se il movimento sceglie l'appoggio esterno porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni, ha detto il ministro. Covid, quasi 72.000 nuovi casi e 57 decessi registrati ieri, curva in aumento, stabilizzata negli ultimi giorni, tasso di positività poco oltre il 27%, crescono i ricoveri ordinari e quelli nelle terapie intensive, in Italia ha superato il 1.000.000 di positivi, dobbiamo convivere col virus, dice il sottosegretario alla salute Costa. È attesa per oggi la sentenza di primo grado nel processo per la morte di Willy Monteiro, il ventenne pestato a Colleferro nel settembre 2020, la Corte d'Assise di Frosinone deciderà sugli ergastoli chiesti per i fratelli Bianchi accusati di omicidio volontario, per gli altri due imputati Belleggia e Pincarelli chiesti 24 anni. Lo sport, la Ferrari ritrova la vittoria con Carlos Sainz trionfando a Silverstone. Per lo spagnolo è la prima vittoria in Formula 1. Il podio completato dalla Red Bull di Perez e da uno scatenato Hamilton, quarta la Ferrari di Leclerc. Per il momento è tutto, il prossimo giornale radio tra meno di un'ora.